briciolo di gratitudine per quello che facciamo. Però ieri notte un pony molto gentile è venuto a portarci una torta. E in effetti abbiamo fatto una piccola pausa per mangiarla. Che tipo di torta era? Di ciliegie con la crema. Glassa di vaniglia o di cioccolato? Cioccolato. Per caso era decorata con fiori di crema di burro? Sì, esatto. Ah, che importa com'era decorata la torta? Rainbow Dash non condivideva i miei metodi, ma io sapevo quello che stavo facendo. Ne sei sicura? Scusa, pensavo ad alta voce. È assurdo! Ormai mi sto convincendo di essere colpevole! Io volevo tanto partecipare a quello spettacolo! Magari ho scritto il biglietto mentre dormivo! Che cosa faccio mentre dormo? Io non posso saperlo! Su, calma e sangue freddo, Rainbow Dash. La verità verrà a galla. A Canterlot c'è una sola pasticceria che fa la torta di ciliegie con crema decorata con fiori di crema al burro ed è... la pasticceria nonché sala da tè di Cinnamon Chai. Buongiorno, come posso esservi utile? Mi hanno detto che avete la migliore torta di ciliegia e crema con fiori di crema al burro della città. Oh, vi hanno informato molto bene. Siamo gli unici a fare la torta di ciliegia e crema decorata con fiori di crema al burro e glassa al cioccolato. No, che guaio, vedo che qualche pony è già riuscito a comprarla. Chi è stato il fortunato? Questo non ve lo posso dire. Perché? Era forse un pony conosciuto, una celebrità? No, perché non si voleva far riconoscere. Indossava un lungo impermeabile, occhiali da sole, cappello e aveva la testa completamente avvolta in una sciarpa. E ho notato che aveva una voce profonda e roca. In che senso, roca? Spiegati. Beh, più o meno come la tua. E non ricordi nient'altro? Avanti. Beh, ecco, sì, in effetti avrei un dettagliuccio. La cliente misteriosa ha dato in escandescenze perché si è macchiata incidentalmente la sciarpa con il cioccolato. No, che disastro. La sciarpa di che colore era? Bianca? No. A pensarci, forse più sull'avorio. Oh, non me lo dire. Non ci credo! Ti pare il caso di metterti a parlare di moda? Rainbow Dash, sta calma. Ti ho detto che devi fidarti di me. Devo fidarmi di te. Tu passi il tempo a cambiarti i vestiti, non ad aiutarmi. È finita. Sono spaggiata. No, cara, no. Non è così. Era disperata e la capivo, ma io avevo messo in fila tutti gli indizi e filmavano tutti, tranne uno. Per lei sarebbe stata una doccia fredda. Avevo un solo modo per capire se i miei sospetti erano fondati. Abbiamo cercato Saetta ovunque, ma non era a casa di sua madre. Dove sarà andata? Ho trovato il colpevole. Qualcuno con l'inganno ha fatto allontanare Saetta da qui perché voleva mettere nei guai Rainbow Dash. E quel qualcuno altri non è che... Wind Rider! Ma Rarity! Non puoi accusare Wind Rider di avermi incastrata! Sei impazzita! Lui è una leggenda vivente! È il mio mito! Mi spiace, gli indizi raccolti lo inchiodano. E che razza di indizi avresti raccolto? Sentiamo. Hai solo fatto domande su una torta, ammirato le tende e cambiato i vestiti un miliardo di volte. Ora ti spiego. Non ho mai creduto che avessi mandato tu il biglietto. Quando abbiamo trovato i peli arcobaleno nella camera di Saetta, ho intuito che non erano caduti, erano stati tagliati. Si sa che i pony non perdono i peli in ciocche. E osservate bene, il taglio è netto. Questo è un taglio fatto con le forbici. Qualcuno li ha tagliati di proposito. E mentre ispezionavamo la camera di Saetta,